Buona domenica cari amici, buona domenica, ben trovati in questo vlog, un altro vlog dedicato ai libri. In questo in particolare, in questo vlog, voglio parlarvi di un libro bellissimo, che però, ve lo dico subito, troverete con molta difficoltà. Io il link ve lo metto, ma è esaurito, quindi se riuscite a trovarlo, lo troverete, credo, usato, oppure insomma in qualche negozietto che ancora ce l'ha. Spero che venga ristampato. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando del Gentleman, il manuale dell'eleganza maschile, che è un bel librone, veramente molto bello, pesante, ora tra poco lo vediamo, che ha credo più di 360 pagine, scritto da un autore molto noto nel campo della eleganza maschile, che è Bernhard Rötzel, che è un giornalista tedesco. Allora andiamo insieme a vedere, a sfogliare insieme questo libro, vediamo quali sono gli argomenti che tratta e vediamo quindi come si presenta. Guardiamo allora insieme, cari amici, questo libro di Bernhard Rötzel, che è sicuramente un capostipite, un punto di riferimento per quanto riguarda l'eleganza maschile. L'autore è un autore importante che si occupa proprio di questi argomenti, cioè dell'eleganza maschile. È un tedesco, vediamo se c'è qualche informazione su questo autore in quarta di copertina. Infatti troviamo, vedete, Bernhard Rötzel, autore, giornalista ed esperto di moda, è riconosciuto e intenditore dello stile classico maschile. Ha redatto diversi libri, scrive regolarmente per riviste tedesche e internazionali. Nell'ambito del settore tessile è un consulente particolarmente ricercato. Il grande pubblico lo conosce per gli interventi radiofonici e le apparizioni televisive. Vive e lavora a Berlino. Allora, guardate intanto il volume. È veramente un volume importante come dimensioni, come peso, come presentazione, è un elegante anche appunto nella presentazione. Vedete la copertina, lo sfondo della copertina richiama un tessuto gessato e lo stesso all'interno vediamo che qui richiama un cotone, uno probabilmente un popline. Andiamo a vedere allora più nel dettaglio di cosa parla, quali sono gli argomenti, com'è strutturato, quali sono com'è illustrato. Lo sfogliamo insieme, vediamo un attimo velocemente il sommario in cui possiamo vedere quali sono gli argomenti di cui tratta. Troviamo un capitolo dedicato alla barba. Ebbene, questo è un argomento che a me interessa molto e sono sicuro interessa anche a molti di voi che seguono questo canale. Parla anche dei capelli, parla della biancheria intima, parla della camicia, altro argomento interessante, la cravatta, parla dell'abito, il look sportivo, la scarpa, cappotti, vedete, cappotti e giacconi, il cappello, tutti i vari accessori, quindi gli accessori comprendono tantissime cose come anche gli orologi, la pipa, il sigaro, i gemelli e quant'altro, la maglieria per lo sport, gli abiti da cerimonia, l'abbigliamento da casa e poi un appendice. Quindi ecco, vedete, già da questo sommario vediamo che gli argomenti che tratta questo libro sono veramente tanti. Ora ovviamente non ve lo posso far vedere tutto, ma soffermiamoci su alcuni capitoli, a cominciare dalla barba, che signori miei, è un argomento che a me interessa molto, e perché insomma la rasatura tradizionale, la cura della barba è sicuramente uno degli argomenti che interessano maggiormente, insomma la cura della persona, lo stile classico, e infatti qui vediamo alcuni prodotti storici che lui consiglia, molto noti agli appassionati di rasatura tradizionale. Pennelli da barba, questo è un puro tasso della Simpson, marca famosa, prestigiosa, blasonata, inglese, prodotti di Geo F. Tramper, di Taylor of Old Bond Street, la rasatura, la vera rasatura con pennello e rasoio, come deve avvenire, quindi col panno caldo dal barbiere, che è un vero rito per il gentiluomo che si rispetti, il rasoio elettrico che io aborro e come molti di voi
immagino anche appassionati di letteratura tradizionale, e poi un accenno alle varie stili di barba. E poi, ragazzi, questo è un altro argomento che a me piace tantissimo, che è quello delle essenze, cioè dei profumi maschili. Qui lui fa un excursus su quelli che ritiene essere alcuni dei profumi maschili classici, più importanti, più storici. Sono d'accordo in parte, non su tutti. E poi, insomma, appunto, approfondisce, qui c'è una specie di glossario del profumiere, un capitolo su Lorenzo Villoresi, che conoscete, un famoso naso d'arte fiorentino, e poi i capelli, eccetera eccetera, prodotti per i capelli, prodotti per la cura dei capelli. Qui parla della biancheria intima, la camicia, e qui trovate di tutto, vari tipi di colletti, vari tipi di tessuti, la stoffa, i camiciai, la camicia su misura, eccetera eccetera. Andiamo avanti, capitolo importante ovviamente è quello riservato all'abito, che è assolutamente fondamentale, l'abito per un gentiluomo che si rispetti. E qui appunto prende in considerazione, intanto parte ovviamente da Savile Row, che diciamo è la Mecca dell'abbigliamento classico maschile, con i famosi sarti, le famose più importanti sartorie di Savile Row, l'abito inglese, quali sono i tessuti principali, appunto l'aspetto sartoriale del su misura. Poi qui si sofferma un capitolo, un paragrafo sull'abito tweed, che adoro, l'abito italiano, questo è un capitolo introduttivo, quindi fa anche una distinzione sullo stile italiano e sullo stile inglese, e anche sull'aspetto italiano fa un approfondimento, Brioni, Keaton, eccetera eccetera. L'abito estivo, giustamente importante, fondamentale differenza tra l'abito estivo e quello invece per le altre stagioni, Brooke Brothers. Il look sportivo, cosa si intende per il look sportivo? Non certo quello per andare a ginnastica, ma quello diciamo per le situazioni più informali, e quindi il tweed è un classico tessuto sportivo, la giacca sportiva, sicuramente vedete il velluto. Lo stile coloniale, quindi parla dei chinos o chinos, come volete pronunciarli, jeans, che io aborro, eccetera eccetera. E poi le bretelle, ecco qua le bretelle, altro aspetto interessante di cui poi anche noi parleremo, dedicheremo sicuramente una puntata anche a questo aspetto. Le cinture, il blazer, leggenda vivente, giustamente, un blazer, non si può vivere senza un buon blazer, i vari abbinamenti possibili con il blazer, e poi un capitolo dedicato alle scarpe, quindi vari tipi di scarpe, gli artigiani più famosi e rinomati, i vari stili, eccetera eccetera, la mocassino all'italiana, vedete. Qui addirittura fa vedere come nasce una scarpa artigianale, le varie fasi che portano alla confezione di una scarpa artigianale, la pantofola, lo stivale in gomma, eccetera eccetera. Cappotti e giacconi, altro aspetto importante, soprattutto per ora che sta arrivando l'inverno, la cultura del cappotto, i vari tipi di cappotto, quelli classici che bisogna conoscere, i vari soprabiti, il impermeabili, il Montgomery, eccetera eccetera. E poi quelli giacconi più sportivi, come ad esempio come il Barbour. Un capitolo non poteva mancare certamente sul cappello, i vari tipi di cappello. Il Panama, altra tipologia di cappello estivo che io adoro. E poi qui un capitolo dedicato ovviamente agli accessori, che per l'autore è anche un elemento che fa anche questo la differenza. Gli accessori sono di tanti tipi, a partire ovviamente dalle penne stilografiche, ma non solo, coltelli, portafogli, l'orologio, anche qui un capitolo vastissimo, interessantissimo, che mi piacerebbe poi approfondire. E poi va bene, tabacco, quindi si parla di sigarette, si parla di pipa, si parla
di Sigaro anche, ovviamente non poteva mancare l'iconografia classica di Churchill, con ovviamente un riferimento più che altro al mondo dei sigari cubani, il bar in tasca, i gemelli, altro aspetto importante, le borse e quant'altro, viaggiare con stile, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, al bastone da passeggio, l'ombrello, non solo ombrelli, gli occhiali, guardate quante cose ci sono. Oh, e qui un capitolo ovviamente dedicato al fazzoletto da taschino, di cui abbiamo dedicato anche una puntata. Pochette e abito, guanti, la cultura della sciarpa e poi la maglieria, perché ovviamente ci sono i vari classici pullover, gilet, eccetera e quant'altro. Cardigan, i vari tipi di lana, di tessuti, i vari tipi di accostamenti, poi per lo sport. E qui l'abbigliamento per lo sport. Andiamo avanti. Insomma, quindi, e poi giustamente l'abito da cerimonia, un capitolo dedicato a questo aspetto che ovviamente non può essere trascurato, molto importante, parla dello smoking, degli accessori per lo smoking, il white tie, giacca per fumatori, morning dress, eccetera, eccetera. E poi in conclusione anche l'abbigliamento da casa, che con vestaglie, pigiami, ciabatte e quant'altro. Va bene, insomma, abbiamo fatto un pochettino un excursus molto rapido, però ecco, per darvi un'idea dei contenuti, come vedete, molto ricchi di questo libro, un libro che purtroppo, come vi ho anticipato, credo che sia molto difficile adesso da trovare. Io vi lascio comunque in descrizione il link, tante volte su Amazon ritornasse disponibile, potete darci un'occhiata, magari se lo trovate usato. È un libro che io consiglio. Il costo di copertina è anche economico, cioè a fronte della qualità e della quantità di contenuti è economico perché costa 29 euro. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa breve recensione di questo libro e spero che ovviamente continuerete a seguirmi anche nelle altre puntate. Ciao, a presto!